Ciao a tutti, sono Sofia Visentin e oggi vi parlerò di un musicista che io amo, Bach. Johann Sebastian Bach è stato un compositore e musicista tedesco del periodo barocco, universalmente considerato tra i più grandi geni della storia della musica. Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi e per la bellezza artistica. L'opera Omnia di Bach venne pubblicata a Lipsia in 46 volumi nel 1954. Il catalogo delle opere di Bach è stato redatto nel 1950 da un musicologo molto famoso. Questo comprende sia i valori certamente scritti dal compositore, sia quelli che gli sono stati attribuiti nel corso del tempo. Durante la sua vita era molto conosciuto come organista, esperto di organi e compositore di musica per organo, sia nelle forme di preludi, fantasie, toccate, sia di corali e fughe. La sua fama iniziò in gioventù grazie alla sua abilità e creatività di integrare stili diversi nelle sue composizioni. Bach scrisse numerose opere per clavicembalo, molte delle quali eseguibili anche sul clavicordo, uno strumento a corde dotato di tastiera. La musica religiosa è stata al centro della produzione di Bach per gran parte della sua vita. Le centinaia di opere sacre che ha creato sono viste solitamente come manifestazioni non solo del suo mestiere, ma di un'erazione veramente devota con Dio. Si ricordano ad esempio Passione secondo Matteo e Passione secondo Giovanni. Il suo stile musicale si adatta alle convenzioni del suo tempo, che è la fase finale del periodo barocco. Ha composto concerti, suite, recitativi seguiti da musica corale in quattro parti, proprio come contemporanei Handel, Telemann e Vivaldi. La musica di Bach, però, si contraddistingue per la complessità dell'armonia. Mi piace ascoltare solitamente toccate e fughe in re minore, e in particolare mi piacerebbe suonare, magari insieme ad un'orchestra, aria sulla quarta corda. Il brano che suonerò è intitolato Andante di Bach. Vi lascio all'ascolto.